Benvenuti oggi all'ultima reaction di Kyle and Keanu. Che bello, una volta ogni tanto sono presentato. Wow! È un Excellent. certo effetto, mi potrei anche abituare a questa cosa. Noi abbiamo cominciato con reaction musicali. Ho detto tutto. Ma che ho detto tutto? Ma che dici tu, questo ho detto tutto che non dici mai niente? Andiamo bene! Direi per una sorta di ring composition, composizione anulare, di terminare con una reazione musicale, ma non reazione alla canzone, all'artista e quant'altro. Kyle non sa che brano ho scelto ed è un brano particolare. Sonia, aiutatemi, non so neanche dove andare, aiutatemi! Si tratta di un brano straniero di un gruppo, possiamo dire internazionale. Posso dire, già ti posso aiutare, base senegalese, ma all'interno c'è una fusione di tutto, anche a livello Bellissimo. linguistico, e ti farò Bellissimo. sentire un brano di cui anche io stento a capire il testo. E prima o poi, se verrete in diretta da noi, noi speriamo che verrete in diretta da Sì. noi, magari riusciremo a trovare il testo e a parlarne insieme. Io ho conosciuto questi artisti su Studio Bo Pubblicità. Di nuovo pubblicità. No, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, perché noi siamo delle persone onesti, all credits, all right reserved, tutto quello che volete. CC 4.0. Groundbreaking. Ma in realtà, sti cazzi. Like so. Do re mi fa sol la ti do so do. E questo brano ha diverse interpretazioni per chi non conosce il testo, per chi ovviamente non ha mai visto il testo, ma conosce il contenuto e lo scopo di questo brano. Questo la oserei dire un misto tra sezione artistica e sociale. Ora capisci perché un solo brano. Non capisco la lingua, parto con una premessa. Manco io. Se dico una baggianata, ovviamente. Diciamo che mi è sembrato che si parlasse di ecosistema, di prendersi cura della, comunque sia, della natura, prendersi cura della, di essere noi, tra virgolette, quelli sotto e non di sentirci Un albero e mezzo. gravidanti. Io questo ho percepito un po' dal video e un po' da alcune parole, alcuni termini. Tipo ecosistemi. Da quello che ho percepito, intuito e sentito, mi è sembrato che si parlasse appunto di questo. E anche un buon ritmo, una buona musicalità, una buona, un buon coinvolgimento di chi ti ascolta, perché ti fa ballare, ti fa muovere, ti fa interagire con la musica che tu stai ascoltando. Quindi è buono, secondo me. Poi, ripeto, se ho capito una baggianata, come dice qualcuno di mia conoscenza, non dico chi, mi correggerete. Se sbagliate vi correggerò. Perché io sono il re ordinato da Dio. Solo per il fottuto piacere di rompermi i capponcizi. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Fly, you fools. Dracarys. Andiamo bene. E Imparare, del resto. assolutamente. Partiamo allora, piccolo background. Ragazzi, vi confesso una cosa, tanto non ci sente. Quando parte con la terminologia in inglese mi fa impazzire. Avrei fatto una parte, io non ho sentito niente. Ho messo pausa come borghese e parlo al pubblico così. Iscians non è un gruppo che sta qui da 2 giorni, è un gruppo che con base senegalese. Andiamo così, che ha visto diversi avvicendamenti anche all'interno della sua formazione. Nella formazione attuale, la cantante che tu vedi, cioè la voce principale, lei è italiana.
Ho detto tutto. Loro parlano questo misto di lingua che in questa canzone è più la lingua proprio, oltre al francese di base, la loro, uno dei, si sminuisce a chiamarli dialetti africani. E qui andiamo poi in un percorso linguistico. Loro hanno poi i vari dialetti che esistono addirittura nelle piccole circoscrizioni del nord piuttosto che e anche del sud come del centro, che ti sposti di 2 chilometri, 3 chilometri, e tutt'altro dialetto. Cosa, io avevo acquisito da poco il dialetto veneto, mi sono spostata di 2 chilometri, non mi sono spostata di chissà quanto. Non capivo già più niente, dico andiamo bene. Quindi loro in questo brano in particolare, a parte il loro impegno a 360 gradi nel sociale, nella natura, questa è una collaborazione con un altro artista. Il loro stile già di suo è fusion, già di loro il loro stile è fusion, perché tu li puoi sentire, addirittura c'è un brano Fajar, è quello che mi ha fatto innamorare degli Haitians, che ha il cosiddetto marranzano. Per gli amici che ci seguono al nord, lo scacciapensieri. Tra l'altro, piccola postilla, adoro quel suono, sarei tipo a sentirlo. È infatti ma anche difficile da emettere. Io per esempio non ho mai imparato perché ho paura di prendere la lingua, già che la mia lingua è giustamente quella che mi serve. È pigra e mi serve. Invece abbiamo una personcina che lo sa suonare discretamente, al dire di Chiano, ovviamente. Abbiamo una personcina che lo sa suonare discretamente, ma non dico chi è questa personcina. Così. Quindi in questo brano quindi abbiamo questa fusione fra la loro lingua, io la chiamerei lingua, con le lingue occidentali. Poi l'interpretazione di lei, di tutto il gruppo, questa condivisione, questo spirito, perché comunque loro vivono la natura, vivono il mondo, un coinvolgimento che a noi manca. Io ho parlato spesso e volentieri di caduta in Take Your Time and Relax, e infatti loro sono, diciamo, precaduta, come tutte le popolazioni native del continente americano. Già dalla prima volta che ho sentito su Studio Blu Radio, durante l'intervista agli Haitians, che è avvenuta qualche mese fa durante un episodio di E salutiamo qui Eleonora Roxanne Cali, Turn the Words. Io lo dico, signore e signori, quando non cito, o perché non lo so, o perché lo dimentico, la mente faglia, come si suol dire, oppure non merita. Quindi io devo dire che tuttora, a prescindere che io questa canzone ce l'ho come suoneria, io devo dire che essendo che il siciliano, specialmente quello della zona del sud, è molto simile ai dialetti africani come pronuncia, come possiamo dire, come tutto. Io capisco. Sugno do you love. Sugno do you love. Che non ha senso. Però è fusion anche quello. Ha un suo perché. E poi... So l'anco da ye. Che sembra dialetto agrigentino. So l'anco da ye. Sì. No, veramente. È una bella canzone. Però su certi tratti sembrano quasi dei dialetti del sud mescolati del mondo. Mi dicevo, che hai detto sta papocchia, come si dice anche a Napoli, mi sembra, se non è. Però trasmettono questo spirito. Io ti ho fatto vedere anche di proposito il video, perché questo video ha abbracciato di proposito questa iniziativa di prendersi cura dell'ecosistema, di quante del... Se togli un albero, almeno metti una piantina, ci vorrà tempo, però non lasciamo questo mondo arido. Quindi loro hanno questo fortissimo impegno nel sociale. E se magari verranno in trasmissione da noi, chi lo sa, anche perché in questi giorni è uscito proprio il loro ultimo singolo. Quindi io vi suggerisco di andare su Spotify
e cliccare sul loro spazio, ma li trovate anche su SoundCloud. Basta digitare i-s e li trovate. Se non doveste trovarli così, iScience Music. Loro sono sempre molto, devo dire, molto gentili. Io li cito nelle storie, quando si accorgono in tempo quasi reale, subito mi ringraziano. E soprattutto ci sveleranno il mistero di questo testo, se è stato scritto con una fusione di dialetti del sud oppure no. Questa è la nostra ultima reaction per oggi. Abbiamo fatto anche pubblicità a tutti i nostri amici e la nostra serie di reaction si conclude qui. Si conclude, ma non è detto che noi lasciamo questo spazio libero. È che tutte le cose belle, ogni tanto, finché sono belle, è meglio che rimangano così. Bisogna anche terminarle le cose, altrimenti diventano storpacciosi, come si dice a ieri. Nella vita noi siamo versatili, ci colpiremo queste speciali. Mi hai fatto ricordare. Ciao! Like so. Do re mi fa sol la ti do so do. Andiamo bene. La mafia si veste in giacca e cravatta. È un serpente che ti illude, ti promette, ti alimenta paura. Ma come hai paura di morire? Ti alimenta la frustrazione di vivere. Paura? Forse sì, do atto di questo. Davvero volete chiudere gli occhi lasciando i vostri figli nella paura? Severing her tongue that intertwined with mine in a game of teasing, receiving, rejection, embrace, exploration. È sempre una sorpresa per me, come per lei, il suo affanno nell'afflato della ricerca reverenziale di me, nella privazione di quel piacere che io le do in men che non si dica. Non si tratta di mero erotismo, bensì di un bisogno, intrinseco, like a reciprocal addiction to be never unbalanced. La mia gioventù inganna, ma so per certo che Ray Jorgensen non conosce affatto. Know nothing about firewood and its biggest secret. I can only say that if thou wishest, thou art still in time to quit this altar. Sei un artista indipendente? Hai autopubblicato un libro e vorresti una recensione e un'intervista? Vuoi farti conoscere dal pubblico? Contatta Sinergia Mentale sui social networks o scrivici a sinergiamentale@gmail.com e scopri il nostro servizio di autopromozione su richiesta. Ti aspettiamo!